Lei si presenterà per le primarie e del centro-sinistra. Emiliano è già un dato oggettivo e conclamato. Ci sono dei rumors per quanto riguarda la candidatura di Elena Gentile. Non si rischia poi di creare troppa confusione all'interno del centro-sinistra? Ma io credo che le primarie siano un luogo di democrazia e se saranno di più partecipate ne andrà soltanto a beneficio di un confronto tra idee della Puglia, tra modalità con le quali raggiungerle, tra metodi di governo. Io penso che non sia opportuno fare dei distinguo oggi sulle provenienze, sulle carte d'identità, sui percorsi. È più giusto che le primarie si concentrino sugli obiettivi da raggiungere, quindi non da dove si viene ma dove si vuole andare. E per quanto mi riguarda, se la pluralità delle proposte sarà più ricca, i cittadini pugliesi avranno più possibilità di fare delle scelte. Ma non sono iscritto al partito di chi sollecita candidature. Io credo che le candidature debbano venire non per sollecitazioni particolari, né dei competitor né dei compagni di partito. Devono venire perché il territorio, i territori lo chiedono e perché soprattutto chi si candida alla primaria si è costruita o vuole costruire un'idea di Puglia che sia la prosecuzione di questo bellissimo lavoro che è stato fatto in questi anni. Senatore, Emiliano a Sansevero come assessore per la legalità e la sicurezza, secondo lei è un'operazione di propaganda per le prossime elezioni nel Foggiano o comunque è stata una scelta di questa amministrazione che porterà dei vantaggi in una città come Sansevero che comunque è colpita da grosse problematiche di criminalità? Ma io credo che voi comprenderete, tutti comprenderanno come a questa domanda io voglio sottrarmi perché non vorrei che la mia risposta fosse giustificata da altre circostanze o da altri obiettivi. Io credo che ci sia un problema di legalità, ci sia un problema sicurezza che vada affrontato con forza nel comune di Sansevero come in tutta la Capitanata e in buona parte della Puglia. È un problema però che immaginare di poter delegare ad un'amministrazione comunale un'immaginazione troppo spinta. Noi abbiamo la necessità che le amministrazioni comunali insieme agli altri livelli istituzionali chiedano con forza al governo di affermare un principio di sicurezza e di legalità mettendoci a disposizione maggiori strumenti di quelli attuali.